Ciao, ho corso anche stamattina, se ieri però ho corso per piacere, oggi ho corso più per, tra virgolette, senso del dovere allenamento, perché avevo ancora i polpacci un po' imballati da ieri, perché avevo corso con delle scarpe che possono, queste qua, stressare un po' il polpaccio, se tanto che non le usi. Ho fatto però una corsa molto lenta, senza orologio, perché non mi interessava monitorare, solo ascoltando il respiro. E poi ho fatto degli strides, che sono delle progressioni, che sono molto utili per focalizzarsi sulla tecnica di corsa. E anche nella corsa lenta comunque ho cercato di stare bello alto, col collo allungato e la colonna bella allungata. Ho tratto ispirazione anche dalla corsa di stamattina, infatti sono un po' più sintetico di ieri, perché ieri ci ha messo una vita a caricare il video su Instagram. È stato anche tagliato, infatti su YouTube lo trovi completo, non so perché su YouTube l'ha caricato facile e su Instagram no, ma sono i misteri della vita. Stamattina, siccome non sono talebano come qualcuno pensa, non uso solo scarpe, diciamo, come queste tradizionali. Stamattina ho fatto questa scarpa qua, che uso da un po', che ha più ciccia, più ammortizzamento, perché bisogna sentire le scarpe diverse. Avevo le gambe più stanche, sicuramente una scarpa così ti stanca di meno le gambe. Però adesso non è tanto che la uso, ma si è già molto ammorbidita e in fase di spinta sento che è un po' floscia, un po' stracchino. Ma la cosa di stamattina che volevo trasmettere è che vedo spesso persone che corrono, iniziano a correre e corrono trascinandosi. Ti fai del male a fare così. È inutile che corri fino alla stanchezza infinita perché devi fare un'ora, ti sei promesso di fare un'ora. Bisogna arrivarci più gradualmente. Correndo così ci si fa male. È meglio correre un po' meno, correre meglio. Ma non vale solo per la corsa, vale anche per la bicicletta, no? Che spesso si fa il confronto. In bici non ci si fa male, non è vero? Andare in bici e fare cose lunghe senza averne le capacità, le possibilità, in maniera non graduale, ci si fa male anche in bici, in maniera inferiore che nella corsa. Quindi a volte mi viene da fermare le persone lungo la strada, dirglielo, ma non ho il coraggio. Ciao, buona giornata e buona corsa.